Salgono sul podio della settimana l'ETF controllato da iShares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da American Depositor Receipt e Global Depositary Receipt, rappresentativi di una società in Russia. E l'ETF è emesso da Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Lyxor, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia, e l'ETF controllato da Deutsche Bank, che punta sui principali titoli del mercato azionario indonesiano. Hanno mosso i maggiori valori di scambi l'ETF emesso da Mundi, che investe sui maggiori titoli europei selezionati in base al potenziale di crescita nel lungo termine, e l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle azioni europee a bassa capitalizzazione. Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, che punta sui principali titoli del mercato giapponese. Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle principali azioni quotate sui più importanti mercati emergenti globali. Invito all'acquisto per l'ETF gestito da iShares, che punta sul principale indice azionario italiano FTSE MIB. Riflettori puntati sull'ETF gestito da Lyxor, che punta sulle principali azioni di 10 paesi sviluppati ed emergenti.